Circling è una parola che indica la circolarità di un'azione. La circolarità di un'azione è qualcosa che è presente nella vita, per esempio, vegetale, nella diffusione delle onde, sia nell'acqua, sia nelle onde sonore, e anche la circolarità e la ripetizione di una forma. Per esempio, la parola, nel momento in cui viene ripetuta e quindi acquista un movimento circolare, perde il suo significato specifico per acquisire un altro significato che raggiunge un qualcosa che è legato all'estensione del pensiero nello spazio, oppure che raggiunge un'idea della meditazione, raggiunge la meditazione. È per questo che le preghiere, per esempio, sono ripetute, sono stesse parole che vengono ripetute più volte, perché creano una ritualità, creano un'idea di infinito, di movimento nello spazio e nel pensiero. Per esempio, in scrigno c'è un, descrivendo l'opera brevemente, abbiamo un del cuoio che ha preso l'impronta della scorza di un albero. Ora, l'albero cresce per cerchi concentrici, anno dopo anno, e memorizza nella sua struttura la sua forma, la sua esistenza. In questo caso, poi semmai lo riprendiamo questo parlando dei lavori sul legno sul ritrovamento della forma dell'albero all'interno del legno. Comunque, in questo caso specifico c'è il negativo della scorza dell'albero in cuoio, è la forma di un albero che suggerisce la forma dell'albero che è racchiusa all'interno del tronco di un albero, attorno al quale ho girato per poter fare l'impronta della scorza. E poi c'è questa forma segreta all'interno di questo involucro esterno della scorza, e questo la forma che ho fatto in bronzo, e al cui interno c'è l'oro che è legata, suggerisce la luce necessaria alla vitalità dell'albero, e c'è il deposito di resina che naturalmente suggerisce l'elemento fluido necessario alla vita dell'albero. È visiva, è certamente importante l'immagine, però l'immagine è la comprensione della realtà o la riproduzione della realtà che si vede, che abbiamo acquisito con la vista. Ora, l'organo della vista è successivo al tatto. Il bambino capisce prima la realtà che lo circonda attraverso il tatto che non attraverso la vista. La vista è una convenzione
il vedere è una convenzione della realtà. Tant'è vero che quando abbiamo dei dubbi su un materiale, perché non riusciamo a capire di cosa si tratta, lo tocchiamo. Dopo averlo visto lo si tocca, c'è un materiale che magari è lucido, sembra bagnato, poi lo si tocca e si capisce che invece è solo laccato. Quindi è una verifica della comprensione e della realtà e anche delle convenzioni che sono legate al vedere. Io credo che non sia un caso se in certi momenti storici la scultura ha un'importanza particolare, ma sono sempre momenti nei quali si riconsidera la realtà e si riconsiderano le convenzioni con cui si guarda la realtà. Uno di questi momenti credo siano stati gli anni 60 e 70. In sigillo c'è una colonna su cui ho lavorato a rilievo le vene del marmo, ottenendo un'immagine che è simile alle vene del nostro corpo, tutto sommato, perché una vena a rilievo suggerisce un'idea di turgore e suggerisce anche l'idea della fluidità, della circolazione. Anche in questa parola circolazione si riconduce a circling. In quel caso poi la colonna, questo cilindro, ha lasciato un'impronta, come se avesse lasciato un'impronta sul suolo, sul marmo. Naturalmente l'impronta non è frutto di un'azione diretta, ma è mediata da un processo di scultura, però la ripetizione dell'immagine che era presente sulla colonna, trasportato su una superficie piana e ripetuta più volte, dà l'idea di una progressione, quindi di un qualcosa che si avvia verso un'astrazione anche dell'immagine e verso un'idea di infinito, tutto sommato, perché c'è un punto di vista che tende che è prospettico e che quindi c'è un punto di fuoco ideale che è poi l'infinito verso cui questa rotazione si dirige. Ogni giorno noi tocchiamo delle cose nella nostra azione normale del vivere e si lasciano delle immagini che sono le impronte della pelle del nostro corpo. È un'immagine involontaria, un'immagine animale che diventa, nel momento in cui si diventa cosciente di questa azione, di questa cosa, si può diventare un soggetto di lavoro. Io in questo caso ho fatto un'impronta su un pezzo di carta e ho collegato tra loro le linee dell'impronta stessa, dell'impronta del dito indice, credo. E facendo in questo modo ho ottenuto una forma circolare che poi ho continuato a sviluppare nello spazio, creando quindi una specie di propagazione di questa forma nello spazio e teoricamente si potrebbe continuare all'infinito. Questa forma ricorda molto anche una sezione di tronco tagliato di un albero dove ci sono tutti i diversi anni di crescita che sono visibili. Ma questo è un elemento che in qualche modo collega questo disegno col lavoro che io ho fatto precedentemente, negli anni passati, sulla materia del legno.